Good. Okay, well, we have the leader of the Five Star Movement with us this evening, the irrepressible Beppe Grillo, who has led a remarkable revolution in Italian politics, and we're very pleased that 17 of his party have been elected to this place and are working with the rest of us in this group. And I think we're all happy that we've got off to a good start. So, rather than hearing any more from me, Beppe, the floor is yours. Legge, fammi parlare un po'. Ora lui, il traduttore mi traduce in italiano quello che dico. Parla in italiano. Bene. Allora, la mia presenza già dimostra un fatto sconcertante, che in un'aula così ci sia lui che è un politico di professione, ma la cosa sensazionale è che ci sia io, che sono un comedian, provengo dal mondo dell'arte, un teatrante, che ha avuto la fortuna o l'intuizione di fondare, di fondare un movimento di cittadini, di cui ne avete adesso 17 rappresentanti qua, di cittadini che facevano tutt'altro, come faccio tutt'altro io, quindi parlare seriamente, perché adesso siamo in streaming, quindi io ho una funzione di capo politico, quindi non posso neanche fare delle battute. Cioè, l'unica battuta che mi posso concedere è questa, che io sono d'accordo con lui quando parla di un'Europa di mosaici, un mosaico, perché siamo diversi uno dall'altro, è chiaro, io vi guardo già in faccia, non ho niente da condividere, assolutamente anche fisicamente, siamo diversi. Guardate, c'è una battuta che facevo molto tempo fa, dicevo che un inglese è un lord, due inglesi un team, tre inglesi un club. Un francese è uno chansonnier, due francesi un'équipe, tre francesi una coppia. Poi c'è un italiano, non è finita. Poi un italiano è un Latin lover, due italiani un casino, tre italiani quattro partiti politici. E poi c'è un tedesco, è un tedesco, due tedeschi, tre tedeschi, tre tedeschi. Non cambia niente sul tedesco. Questa l'avete capita, è un po' più difficile, perché sono molti tedeschi. Dunque, io innanzitutto volevo ringraziare i miei connazionali e tutti voi, perché siamo arrivati qua da una campagna di stampa e di informazione vergognosa. Vergognosa su di lui, per esempio, sui nostri giornali, dove veniva dipinto come un uomo terribile, come un omofobo, come un razzista, come uno che ha giri strani, un ubriacone. Una roba incredibile, uno che rubava le figurine quando era a scuola dei calciatori, cioè un uomo orrendo. E io lo stesso, sui miei giornali, sui giornali esteri, ancora peggio, io ero Hitler, un giorno una settimana Hitler, una settimana passavo di là come Stalin, omofobo, quasi stupratore, almeno hanno usato quasi stupratore. Con una campagna così siamo riusciti a sopravvivere, specialmente in Italia, in una maniera direi quasi con degli anticorpi straordinari, se siamo riusciti ad avere un risultato così nelle elezioni. Abbiamo messo 2000 persone per bene dentro le istituzioni, abbiamo messo 11 sindaci, abbiamo messo 17 persone al Parlamento europeo. Quindi entriamo in una struttura che è nuova per tutti, per voi non so come fate, perché io già arrivare qua da Milano in macchina ci ho messo 12 ore con i limiti attraverso la Svizzera che a tutti i divieti del mondo, arrivare che non c'è un aereo, io non pensavo fosse possibile che non ci fosse un aereo Strasburgo-Roma, non c'è. E allora devi andare a Londra, passare da Londra, ma vada a Tangeri, c'è un velo Tangeri-Milano, cioè una roba. Già come fate a essere qua, lo dicevo prima, una struttura fatta apposta per complicare, non far capire a 500 milioni di italiani, di persone europee che cos'è questa roba qua. C'è scritto davanti a questo edificio che per raggiungere l'ingresso sono diventato matto, perché comunque c'è scritto 500 milioni di europei un Parlamento. Questo è una parte di un Parlamento. Dov'è il Parlamento? Che cos'è il Parlamento? Chi c'è nel Parlamento? Non sapete
sappiamo nulla. Se tu, voi parlate a un polacco, parlate a un rumeno, parlate a un inglese normale, a un italiano normale, non sanno la differenza tra un consiglio, tra una commissione, che cos'è. Adesso andiamo nella presidenza italiana, sono tutti gasati in Italia perché prendiamo la presidenza del Consiglio europeo, che è quello che fa l'agenda, che dice mercoledì, no, facciamo giovedì mattina. E allora i poteri dove sono? Chi sono queste persone nominate, non elette da nessuno? Noi perlomeno usciamo da una situazione di elezioni, di votazioni, queste persone sono state votate da cittadini, questi qui sono messi lì, nominati. Io conosco adesso, lui ci ha abituato, io no, Von Rumpopoi, non so neanche pronunciarlo, questo Schulz. Schulz, che è venuto in Italia a farsi la campagna lui con i soldi europei, quindi pubblici, ha fatto una campagna contro di me, contro di me che non lo conosco neanche, dicendo che era un venticello che passava così, un venticello, che stai attento Schulz, adesso sono qua Schulz. Siamo qua in 17 più io 18, quindi chi sono queste persone messe lì con 400 voti che comandano i destini di milioni di persone? Noi vogliamo fare un'Europa, ce la metteremo tutta, faremo un'Europa e diremo che tipo di Europa vorremmo. Vorremmo anche un'Europa diversa di cittadini, un'Europa che non sia una roba di banche, di finanziarie. Questo si chiama EFDD. Noi abbiamo aggiunto una D, che è la democrazia diretta, perché crediamo nella partecipazione dei cittadini a qualsiasi tipo di elezione, cioè qualsiasi tipo con referendum partecipativi, con bilanci partecipativi, far conoscere questa complessità enorme che è questa Europa qua. Dicevo prima, nel 1999 avevamo 13 tipi di moneta, oggi ne abbiamo 12 tipi, di cui uno è l'euro. Che tipo di unione monetaria abbiamo fatto? Io non lo so. Che tipo di unione economica è questa? Se l'unione economica è fatta dal commercio mondiale, se sono le multinazionali private che gestiscono il commercio del mondo, che cos'è questa unione europea? Di che cosa? Che economia europea? Qual è l'economia? Allora, i significati di tutte queste parole è che ci serve più Europa, servono più soldi alle banche, serve più rigore. Questa è un'Europa che è fallita e lo sanno che è fallita, lo sanno, si sono coalizzati tutti contro me, contro lui, contro i gruppi che ci danno del terrorismo politico, ci dicono che siamo razzisti perché vogliamo controllare dei flussi. Io sono venuto qui a imparare, i flussi vanno controllati, e quant'è che si parla di controllare i flussi dell'immigrazione da parte dell'Europa? Anni che si parla di questo e continuiamo a averci ormai situazioni impossibili da gestire. Allora, se noi dobbiamo ricevere delle persone che scappano da una guerra, io vorrei sapere chi è che ha causato la guerra, perché se i siriani vengono e approdano in Italia, noi dobbiamo accogliere e dobbiamo accogliere, ma io voglio sapere chi si deve accollare il peso di questa accoglienza. La Finmeccanica, per esempio, una nostra grande azienda che vende armi alla Siria, beh, se vendi armi alla Siria ti accolli i costi di gestione di un flusso di immigrati che vengono in Italia. Allora arrivano dall'Africa, andiamo a vedere chi è e le ragioni per cui arrivano dall'Africa. Allora, con i finanziamenti, con le sovvenzioni della carne, del riso, del frumento, noi con le eccedenze portiamo carne in Africa, rovinando il mercato del bestiame africano, e poi questa gente muore di fame e viene di qua. Allora diamo nomi e cognomi a questa gente. Noi siamo qua perché vogliamo cambiare, ma vorremmo dire che i trattati che sono stati fatti da Maastricht, da Amsterdam, io me li sono andati a leggere, il trattato di Lisbona, non sono stati rispettati, sono stati cambiati con dei regolamenti. Questo c'è stato un golpe vergognoso, criminale, fatto da persone dal 1999 a oggi, che sono i ministri delle finanze di tutti gli stati, il ministro delle finanze tedesco, il nostro Ciampi, che per primo ha iniziato questa stortura e questo cambiamento dei trattati, perché nel trattato c'è scritto anche, nel trattato di Lisbona, che se un paese è in difficoltà se ne può andare, può uscire. Allora noi andiamo lì e veniamo a cosa ci obbliga questa Europa. Ci obbliga magari a fare un fiscal compact.
questi nomi, queste sigle di cui la gente non sa assolutamente nulla. Quando cercavo di spiegare, vedevo già che dalla parola la gente diceva: non mi dire queste cose, non le capirò mai. Ma le subirai se non le capisci, le subirai, subirà la tua famiglia, il tuo lavoro. Da noi hanno chiuso 300.000 imprese, in un mese chiudono migliaia di imprese in un mese, ogni negozio che apre ne chiudono due. Abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa, abbiamo la disoccupazione giovanile al 60%. Vi do qualche dato sulle nostre cose, perché ecco, in Italia rispetto ai livelli pre-crisi ci sono 3 milioni di poveri in più di qualche anno fa. 3 milioni in più vuol dire il 93,9% in più, 3 milioni e 700 mila persone disoccupate in più, il 122%, il PIL è crollato del 9%, ma quale soluzione c'è? Che crescita c'è? Il 3% all'anno? Perché il Fiscal Compact dice che devi crescere, la crescita, il famoso mito della crescita, il lavoro è scomparso, te lo devi reinventare, e pensare di un mondo che cresce, sono ragionamenti vecchi di ormai di cariatidi, vecchi di concepire l'economia così. Bisogna fare un salto di immaginazione, immaginarci dove vogliamo vivere e in che mondo vogliamo vivere. Io in questo mondo i miei figli non ce li voglio far vivere, ecco perché sono qua. E ho cambiato il mio lavoro e ho cambiato la mia struttura mentale anche per venire qua e non far più ridere, non fare battute. Sono venuto qua a parlarvi seriamente. Allora, il Fiscal Compact che noi abbiamo messo come numero uno da abolire, neanche da dire, perché è la risultanza di una vergognosa stortura di un trattato. Scusa? È tornato? Ho parlato e non avete sentito niente. Ripeto tutto dall'inizio. No. Can I just say, I think the interpreters are doing a fantastic job keeping up with you. So. Scusate, io voglio far capire alla gente che abbiamo questi meccanismi, le parole, la truffa delle parole. Questi usano ancora le parole, truffo, meccanismo di stabilità, usano il patto di stabilità che è una parola buona ma nasconde questo tipo di cose, il pareggio in bilancio che non ci permette, la nostra politica fiscale non ci permette di indebitarci per investire. Se io investo nei miei figli ho il diritto di indebitarmi, non è un debito, è un investimento. Abbiamo delegato sovranità monetaria, sovranità alimentare, sovranità culturale, non pensiamo più, la gente ha paura di pensare questi meccanismi. Ma scusate, allora, se noi dobbiamo ridurre il debito, il rapporto debito-PIL arrivare al 60%, dovremmo tagliare 50 miliardi all'anno, ma non è poco se io vi dico 50 miliardi, ma se lo dico io, in televisione vanno i grandi economisti a dire, un pagliaccio va a dire queste cose, io sono il pagliaccio, io non ho nessun titolo in merito, ce l'hanno i bocconiani, i grandi economisti, che non hanno azzeccata una in 20 anni, nessuno ha previsto la crisi del 2008, nessuno ha previsto la crisi del 2008. Il giorno prima tutti gli economisti sui grandi settimanali, i grandi giornali economici incitavano a investire nella Lehman Brothers e nelle altre banche. Qui allora bisogna fare un sedersi e ricominciare a ragionare. Io voglio capire, dobbiamo far capire che cos'è questo sistema, vogliamo far capire che tipo di mondo vogliamo. Io voglio un mondo dove l'economia sia reale. Noi abbiamo oggi 200 triliardi di dollari di soldi che virtuali. 200 triliardi, e il PIL del mondo è 70 miliardi, quindi abbiamo il triplo di soldi che girano virtuali e l'economia reale è un terzo. Quando si scaricherà questa bolla è finita. Noi non abbiamo più nessun tipo di speranza in Italia con questi meccanismi di uscire dalla minima crisi. Non c'è, non ci sarà mai una crescita del 3% all'anno per 20 anni. E stanno già cominciando a svendersi il paese, cari signori. Arrivano i fondi americani, BlackRock americani, oppure gli anglo-americani, Prudence, oppure l'Allianz, che si stanno scomprando le nostre 7.000 chilometri di
spiagge, vanno già nei musei, nei nostri musei, i ragionieri dell'Europa, vanno già a catalogare i nostri capolavori sotto gli Uffizi, vanno a Pompei, si stanno svendendo tutto, stiamo svendendo tutto quello che abbiamo, come se avessimo un'enorme Equitalia che arriva a riscuotere, perché noi non facciamo un adeguamento strutturale. Ora io spiegavo l'adeguamento strutturale ai bambini a scuola, all'elementare, l'adeguamento strutturale, io ti do questo se tu fai un adeguamento strutturale. L'adeguamento strutturale è far coincidere la domanda con l'offerta, dove la domanda è un piccolissimo buchino di culo di un bambino piccolo e l'offerta è una supposta grossa come un dirigibile. L'inserimento si chiama adeguamento strutturale ed è quello che sta succedendo. Ci stiamo svendendo acqua, ci stiamo svendendo gas, ci stiamo svendendo qualsiasi cosa, ci stiamo svendendo il patrimonio, l'oro, la Banca d'Italia, 2500 tonnellate d'oro, e così senza che la gente possa, si è ritirata, non protesta neanche più, non si protesta neanche più. Le proteste vengono prese come singolarità, come pazzi che dicono che sono uscire dall'euro. Il problema non è tanto l'euro, il problema è che non abbiamo un piano B. Non c'è un piano B, entro 5 anni noi dobbiamo capire dove andiamo a finire, perché così non c'è assolutamente nessun tipo di speranza. I dati che ho io, poi oltre il Fiscal Compact c'è il MES, anche queste sigle, il MES. Ma il MES è il meccanismo europeo di stabilità, è un meccanismo, beh lo sapete meglio di me, io parlo anche per chi ci sta ascoltando fuori, non certo per fare una lezione a voi che sapete le cose, no? Il meccanismo, il MES è una cosa straordinaria, ci vuole uno psichiatra per capire queste cose, dal punto di vista neurologico le devi analizzare, non serve più un economista, serve uno che sia uno studioso di comportamenti e di coscienza, di cognizione, perché il MES è qualcosa di incredibile. Noi mettiamo 750 miliardi per salvare gli stati, 125 li mettiamo noi come Italia, no? A debito ovviamente, e in caso, e io me lo sono andato a leggere il trattato, non è in caso di crisi economica, in caso se la crisi economica può mettere in crisi l'euro, allora io ti salvo e ti presto i soldi. Cioè io ti do dei soldi che metti lì, gestiti da una gente che non si sa chi siano, non c'hanno referenze, è una specie di clan che non pagano tasse in Lussemburgo, investono questi soldi in AAA, magari in fondi della Germania, io ti do i soldi e poi tu questi soldi che io ti ho dato, se sono in crisi, me li presti. Ma è fantastico! Ma è straordinario, è come se io avessi un'assicurazione sulla macchina, una casco totale, ho l'incidente, io ho sempre pagato il premio dell'assicurazione, ho un incidente e l'assicurazione cosa fa? Mi presta i soldi da dare al carrozziere per ripararla. E noi vediamo questa circolazione ormai che è incredibile, cioè il debito che ci passiamo il debito uno con l'altro, ti do il debito, lo gestisci un po', poi me lo ridai indietro. È un'economia che non sta più in piedi, ma sta causando migliaia di vittime. Cioè 7.000 persone in Grecia in 2 anni si sono suicidate, penso che siano 7.000, in Italia sono 2-3.000. Comincia la gente ad ammazzarsi, aziende che chiudono, città che si svuotano, continuiamo a aprire supermercati fatti da multinazionali che vengono lì, patti Europa-America per dire venite il libero mercato, signori, è il libero mercato. E allora dov'è l'unione? Cos'è l'unione? La solidarietà? Dov'è? Dov'è? La Grecia si poteva salvare, era il 2% del PIL la Grecia, non era nulla per l'Europa unita. Ecco perché lui si alza e ha fatto benissimo a voltare le spalle all'inno della gioia, perché partiamo già dall'inno della gioia, che non è gioia più per nessuno. E l'inno della gioia l'ha usato Hitler per i compleanni, Mao, l'ha usato Smith in Rhodesia per l'apartheid, l'hanno usato i più grandi killer della storia, l'inno della gioia. Qui bisogna sedersi, ripensare in che mondo vogliamo vivere. Il movimento non è un partito politico, è una visione di mondo che non appartiene più alla crescita, al lavoro. Io voglio una famiglia che i miei figli vengano su senza il ricatto totale.
normale del lavoro e della crescita, fare qualsiasi lavoro. I capitali girano. E dove vanno? Dove il lavoro costa meno, dove ci sono gli schiavi. Oggi abbiamo gli schiavi. Ma forse era meglio avere uno schiavo che lo pagavi e costava 200.000 euro una volta uno schiavo, prenderselo nell'Ottocento negli Stati Uniti. Però ne avevi cura, perché non potevi affamarlo, non potevi farlo ammalare, ne avevi cura perché era un investimento allora uno schiavo. Adesso è ancora peggio. Abbiamo tolto qualsiasi diritto alle persone, si schiaccia il mercato verso il basso, si schiacciano i salari verso il basso, facciamo fare guerre ai poveri nelle periferie. Ecco perché lui vuole tornare i flussi e abbiamo un camionista svedese, che il camionista dov'è quello lì? Il camionista, cosa fai? Cosa stai leggendo? Camionista! Cioè, vabbè, e dorme, facendo il camionista è chiaro che dorma. Allora è chiaro che lui abbia i problemi di equiparare i flussi che ha in Svezia con quelli della Finlandia, con quelli della Danimarca, vuole equiparare, perché sa benissimo che arrivano i camionisti rumeni che lavorano a metà del suo stipendio. È quello che succede da noi, non siamo diversi, siamo diversi fisicamente, come magari di facce, di cose, ma i problemi sono sempre gli stessi. Allora siamo qua per cambiarla questa Europa, e la cambiamo. Noi abbiamo delle persone straordinarie qua, io non vi conosco, ma conosco quelli che abbiamo mandato qua, che sono persone che facevano un altro lavoro, ma hanno la volontà e l'impegno di creare un'Europa trasparente. La prima è la trasparenza, bisogna far conoscere cosa succede nelle commissioni, dove agisce un politico e 7 missionari delle multinazionali. Bisogna capire dove vanno i finanziamenti. Io ho guardato i finanziamenti che arrivano. Io sono già venuto 2 o 3 volte qui in Parlamento. Sono venuto per dire: ragazzi, non date più finanziamenti all'Italia, perché date dei finanziamenti e scompaiono in 3 regioni. Calabria, Sicilia, quindi mafia, 'ndrangheta e camorra. Non dateli più. Allora controlliamo i flussi, io voglio controllare i flussi dei soldi, non sappiamo dove vanno. Se andate a vedere i progetti in Italia, ci sono 5-6 grandi aziende statali o parastatali che si dividono i soldi, poi il 5%, 95%, il 5% piccoli imprenditori che hanno difficoltà a prendere un finanziamento magari con dei bei progetti. E vai a vedere che progetti sono. Un milione di euro dato a chi? A società di ingegneristica finanziaria. Chi sono? Nomi, cognomi, non c'è niente. SPA. Il progetto come si chiama? Jessica. Che progetto è? Jessica, SPA, società anonima. Ma allora, dobbiamo tirare fuori. Loro hanno paura di questo. Hanno una gran paura che noi tiriamo fuori, perché noi abbiamo cambiato il Parlamento italiano, abbiamo cambiato la politica italiana. L'abbiamo già cambiata, abbiamo già fatto la rivoluzione. Abbiamo costretto la gente a diminuirsi lo stipendio, a fare a meno delle auto blu. Abbiamo cominciato a fare una grandissima opposizione. Non avevano mai visto un'opposizione. E anche lì la stessa cosa. La grande forza era la complessità delle leggi. Le leggi non le capisce nessuno. Si vota perché il capo bastone ti dice vota sì o vota no. Non vai a leggere il comma 7 del comma 9 che modifica il comma 5 del paragrafo 7. Non interessa a nessuno perché è incapibile. È la loro forza non farci capire. Noi siamo qua per capire, per semplificare, per portare fuori e dire: signori, l'Europa che vogliamo non è questa, è un'Europa di cittadini, solidale, che coopera nell'immigrazione, coopera nella religione, coopera, vuol dire stare insieme su certi problemi. Questa gente qua è dilettanti, e poi hanno questo atteggiamento criminogeno. Criminogia, perché loro con le loro regole hanno cambiato i trattati firmati da galantuomini, perché questa è un'idea che sarebbe nell'intento di chi ha inventato l'Europa, era una cosa meravigliosa. Io sono il più europeista di tutti, non contro l'Europa, io sono contro questo tipo di meccanismo, di gente che non ha emozioni. Io amo le persone come lui. Perché ci siamo incontrati subito? Perché lui è emotivamente, è una persona. Prima di essere un politico, lo vedi, è una persona. Non c'è uno di questi qui che ho visto, neanche nel nostro Parlamento, che hanno più emozioni, fanno 2 più 2, 4, arrivano dalle università, fanno 4 calcoli sbagliati, e non hanno minimamente nessun ritegno che quel calcolo lì porta alla disperazione centinaia di migliaia di famiglie, centinaia di migliaia di piccole e medie imprese. Quindi siamo qua per cambiare da qua la nostra situazione, come lui è da cambiare la sua situazione a Londra.
se mi va male a me vengo a stare a Londra a casa sua, quindi devi cominciare a organizzarti come casa e tutto, vengo lì, un paradiso fiscale, mi porto i miei... Se ci sono i paradisi fiscali vuol dire che ci sono gli inferni fiscali. Anche una politica di in comune l'hanno mai presa sul serio, una politica in comune fiscale. Hanno mai preso sul serio una politica dell'informazione. Noi non abbiamo un'informazione in Italia, siamo al 54esimo posto nella scaletta della libertà di stampa, siamo considerati paese semilibero, non abbiamo la stampa si è coalizzata totalmente da destra, a sinistra, da centro, da sopra, sotto, per fermare questo movimento di cittadini liberi. E la libertà è nella conoscenza, io non ne conosco altro. Noi nasciamo dalla rete, noi vogliamo potenziare la rete e guardate un po', e vogliamo tornare alle economie reali. L'economia reale significa l'economia reale, quella delle piccole e medie imprese. Noi abbiamo una realtà completamente diversa dalla Svezia, dal camionista, magari dalla Lituania. Io non conosco bene il vostro contesto, ma conosco bene il mio, l'ho girata tutta la mia nazione. Abbiamo piccole e medie imprese, produciamo delle cose meravigliose, dobbiamo tutelare il Made in Italy, dobbiamo farlo da qua. I finanziamenti devono arrivare all'agricoltore, non alla multinazionale dell'alimentare. I finanziamenti devono arrivare al pescatore, non alla multinazionale nazionale della pesca. Allora io li ho girati tutti, ho visto proprio, ho toccato con mano i problemi della mia gente, così, e sono questi problemi cercheremo di risolverli da qua, insieme a lui, insieme a gente come voi di buona volontà. Ci diranno dei nazisti, ci diranno degli omofobi, ci diranno che siamo veramente, non hanno argomenti, non hanno più argomenti. Io ho cercato di parlare con chiunque e parlo con chiunque, mi attaccano solo per dirmi che sono un comico, che sono un fallito, e non entrano mai nel merito delle cose. Io ho girato mezzo mondo perché sono un curioso, sono andato a vedermi perché c'è un rifiuto, vuol dire che un rifiuto c'è una progettazione di una cosa che è sbagliata. Abbiamo bisogno di nuovi ingegneri, di nuovi design, bisogna partire dal fatto che dovremmo parlare invece di crescita, partire un passaggio epocale di mente, passare dal manager, dal produce manager al service manager. Cioè non abbiamo più bisogno di possedere le cose, possiamo usarle le cose. Non siamo una società da 300 all'ora per le merci, dell'alta velocità a tutti i costi. La Svizzera e la Svezia non hanno l'alta velocità, hanno le stesse medie però dell'alta velocità, 160 km all'ora, usando un treno che faceva la Fiat, che si chiamava Pendolino, che andava sul binario normale. La Svezia ha gli X2000 con un treno normale, le stesse medie dell'alta velocità senza avere l'alta velocità. Come? Con gli orari perfetti e con un locomotore che faceva i 220 ad assetto variabile, senza fare una linea. Noi siamo una società a 200 allora, non a 300. Io voglio riprendermi il tempo mio, della mia famiglia, voglio che non ci sia un ricatto del lavoro. Se perdi il lavoro perché chiude l'azienda, bene, io ti voglio garantire almeno un reddito di sopravvivenza per 2 o 3 anni, un reddito di cittadinanza che tu avrai in cambio di piccoli lavori per la tua comunità, avrai in cambio di far studiare i tuoi figli a scuola, avrai in cambio di altre cose. E lo Stato, che noi vorremmo rifare lo Stato mettendoci dentro dei cittadini, lo Stato avrà questa forma straordinaria di aiutare le persone che hanno bisogno, piuttosto che far chiudere le persone che non ce la fanno più. Quindi io vi do veramente col cuore il benvenuto. Non so se mi sono dimenticato qualcosa, ma non credo. Sì, ci sono i cittadini al centro, con il solito per le vittime, ci sono un po' di cose. Io vi ringrazio e statemi vicino. Ma vorrei solo vedere il lettone e il lituano, per favore, dove sono? Me lo fai il lituano, where is? Ma sai come noi. Sai come noi. It's the same. E il lettone? Lei è lettone. He's the Latvian, yeah. Poi ci abbiamo. Scusate, perché sembro impreparato, invece ce li ho. Allora, democratici svedesi. Voi due meraviglioso, proprio svedesi, fantastici. Ordine e giustizia della Lituania. Non c'è? Ordine e giustizia. Ok, cosa dite? Non ho capito. Come gli italiani, lo so. No, è difficile essere come gli italiani quasi.
It's impossible. Poi indipendente francese, quella uscita da Front National. Io vorrei fare un applauso a questa signora che finalmente, cara signora, brava, brava. E poi Unione dei contadini lettoni, vabbè, l'abbiamo detto, il Partito dei cittadini liberi della Repubblica Ceca. Fantastico, fantastico. Quindi grazie, io sono Beppe Grillo e 17 parlamentari del Movimento 5 Stelle sono questi e lui è un degno rappresentante. Quindi vi ringraziamo e vi diamo il benvenuto nel gruppo. Grazie a tutti. Thank you. Thank you.